Ciao a tutti, in questo video finiremo necessariamente la nostra canottiera, in particolar modo la cuciremo e poi faremo le rifiniture. Allora, per iniziare, prima di tutto dobbiamo imbastirla. Quindi ho preso il dietro della canottiera e il davanti e li ho messi dritto contro dritto, ovvero questa parte qua del davanti è il dritto, così come è il dritto questa parte del dietro. Ecco, poi ho preso la spallina, l'ho messa qui corrispondente al dietro e ho cominciato a imbastire. Quindi adesso vi faccio vedere quest'altra spallina. La prendiamo, la mettiamo precisa rispetto al dietro, ecco così, e cominciamo l'imbastitura. Ecco, fermiamo un attimo il filo e poi ci dedichiamo ad un'altra parte. Adesso devo attaccare le parti laterali qui traforate, quelle che poi andranno a formare, ecco, il giro manica. Allora, dall'altra parte prendiamo la nostra striscia, quindi questa qui, questa traforata. Individuiamo anche qui il dritto del lavoro e mettiamo, ecco, l'andremo a cucire così dritto contro dritto anche la parte laterale. Però dove andremo a cominciare l'imbastitura? A 18 centimetri, no? Da qui, quindi prendiamo il metro, misuriamo 18 centimetri, ecco qua, e in questa linea qui di maglie alte cominciamo ad attaccare, ad imbastire la parte laterale. Ecco, giro il lavoro perché comunque la cucitura la dovrò fare in questa direzione qua. E comincerò a fare quindi l'imbastitura. Ecco, cerco di mettere, no, le cose ben coincidenti qua in fondo perché altrimenti mi rischierò di farla un attimo arricciare, quindi vado a cercare, ecco, la parte finale e la metto distesa, ben distesa. Ok, continuo così fino in fondo. Ecco, alla fine, mi raccomando, no? Dovrà tornarvi una cosa coincidente in questo modo qui. Bene. Adesso facciamo la stessa cosa da quest'altra parte, cioè qui. E per andare ancora più tranquillamente, che cosa facciamo? Contiamo, no, i giri da qui fino a qui e contiamo gli stessi giri sulla parte anteriore della bretellina in modo che proprio stiamo sulla stessa linea. Ecco, in questo modo qua. E poi continuiamo ad imbastire qua giù. Bene, adesso la nostra canottiera l'abbiamo imbastita tutta, eccola, si presenta in questo modo qui, no? Questa è la scollatura e queste sono le parti laterali. Eccole. Questa è la parte anteriore della spallina, quella posteriore, soltanto che è tutta a rovescio, perché logicamente l'abbiamo imbastita a rovescio, in quanto adesso qui ci dobbiamo andare a fare le cuciture dappertutto, in tutti i punti in cui abbiamo imbastito, ovvero qui, qui, qui e dall'altra parte. Adesso andiamo a fare la cucitura vera e propria e vi dovrà avvenire una cosa del genere, cioè
una cucitura, ecco, in rilievo dalla parte del rovescio, perché al dritto logicamente sarà così, non vedrete nulla, che poi andrete ad appiattire logicamente con il ferro da stiro una volta che andrete a stirare la canottiera. Certo, non dovete fare una cosa alta un centimetro, ma quei 2-3 mm vanno benissimo. Adesso quindi vi faccio vedere da quest'altra parte come fare proprio la cucitura. Io utilizzerò questo filo qua che avevo alla fine della bretellina. Comunque, se voi non l'avete lasciato, prendete il filo che avete usato per fare la canottiera, attaccatelo qua all'estremità. Ok, e andiamo a cucire in questo modo. Rientriamo con l'ago nel punto in cui siamo usciti, ecco, ovvero qui. E facciamo questi punti. Ecco, usciamo qui e rientriamo con l'ago nella parte in cui siamo usciti precedentemente. La cucitura dei margini laterali sarà necessariamente come quella della spallina, soltanto che qui le maglie ci si presenteranno lungo la loro parte laterale, no? Avremo questa parte qui della maglia, ecco. Per cui noi, sempre con lo stesso sistema di prima, prendiamo, la maglia, questa qui, laterale, appunto, questa. Ecco, e andremo a fare questi punti. Ecco, quindi così andiamo più in punta possibile, però sempre cercando di prendere entrambe le maglie, quindi sia questa, cioè questa anteriore, che questa posteriore. Quindi ecco, prendiamo questa parte qui della maglia, usciamo qui. E poi rientriamo qui. Ecco, senza mai tirare troppo. Ecco, verrà anche qui questo piccolo bordino che logicamente poi si appiattirà con il ferro da stiro. Ecco, e dalla parte del dritto la cosa sarà accettabile. Esteticamente accettabile. Bene, una volta che abbiamo cucito qua tutta la nostra canottiera, la dobbiamo andare a rifinire. E io direi di fare un giro di maglie basse tutto intorno qui nella parte inferiore, no? Per raccordare tutta questa situazione qua laterale, anteriore e posteriore, e poi un giro di punto gambero e poi andare a fare la stessa cosa intorno qua alla scollatura qui. E nel giro manica, quindi in questa parte qua. Anche qui per raccordare un attimo le parti traforate con quelle invece di maglie alte. Quindi che cosa facciamo? Io qua ne ho fatto già un pezzo per vedere insomma in che modo viene. Ho attaccato il filo qui, ho fatto delle maglie basse qui intorno, no? E ecco, il risultato praticamente è questo. Quindi qua mi ritrovo nella stessa situazione che avete voi in questo momento, cioè praticamente che cosa fate? Mettete l'uncinetto qua, attaccate il filo e cominciate a lavorare sopra al motivo traforato, ovvero prendete le catenelle così come ve le trovate, ecco queste qua, e fateci delle maglie basse, semplicemente. Quindi ecco, qui c'è questa catenella. Qui quest'altra, ancora catenella, questa, nella successiva, ecco così si vedono, diciamo proprio bene,
e ci fate sopra delle semplicissime maglie basse, ecco, fino ad arrivare qui, no? E poi vediamo come passare sulle altre catenelle delle maglie alte. Eccoci quindi alla fine del motivo traforato, ci raccordiamo un attimo con la parte, no, di catenella, questa qui con cui abbiamo iniziato il lavoro, ecco, e lavoriamo sopra queste catenelle qua. Ecco, stiamo attenti ad andarle un attimo a cercare. Ma voglio dire, non è che la cosa sia complicatissima, perché poi si vedono molto bene, ecco, quando abbiamo il lavoro sotto mano. Ecco qui. Ecco, continuiamo così tutto intorno e avremo fatto quindi un giro di tutte maglie basse intorno alla circonferenza inferiore della canottiera. Ok, quando siamo arrivati qua in fondo, portiamo a termine tutte le maglie basse, andiamo sulla prima catenella qua che avevamo fatto per iniziare e chiudiamo con la maglia bassissima. Ecco, adesso il punto gambero ve lo faccio vedere direttamente qua perché tanto poi in tutta la canottiera si farà sempre nella stessa maniera. Facciamo una catenella, mettiamo l'uncinetto nella maglia bassa precedente e facciamo la maglia bassa, quindi ecco in questo modo qui. Ormai l'abbiamo fatto molte volte, il punto gambero, e credo che non ci siano proprio problemi di sorta. Ecco, facciamo questo movimento con l'uncinetto, ovvero questo movimento qui, mettiamo l'uncinetto nella maglia precedente e facciamo la maglia bassa. Ok, facciamolo tutto intorno e poi ci andremo ad unire qui sulla prima catenella che abbiamo fatto qua all'inizio. Eccoci qua sugli ultimi punti. Ecco, e faccio una maglia bassissima sulla prima catenella del punto gambero. Quindi questa qui. Ok, tagliamo i fili, li sistemiamo con l'ago e ho finito qua tutta la rifinitura. Ecco, il risultato totale è questo qui. E credo, no, che sia accettabile. Ok, passiamo adesso a lavorare sulla scollatura della canottiera. Ok, per cominciare io prenderei qua un punto sulla parte posteriore, ecco, della spallina, qui sul dietro della canottiera, qui all'angolo, in modo che sia un punto dove poi mi andrò a raccordare alla fine. Quindi ecco, aggancio il filo qui, faccio una catenella e poi continuo a fare maglie basse sopra le maglie alte sottostanti, quindi ecco, qui tranquillamente, senza alcun problema. In maniera semplice e normale. Ecco, una volta arrivati qui in fondo, dobbiamo passare sulla parte anteriore della bretellina. Ecco, quindi facciamo gli ultimi punti sopra le maglie alte qui. E poi dobbiamo andare invece a lavorare sulla parte laterale delle maglie alte della bretellina. Ecco, cerchiamo di mettere questi punti non troppo lontani, ma neanche troppo vicini tra di loro. Ecco, una misura, diciamo, una distanza abbastanza regolare. Ecco, continuiamo così lungo tutta la parte laterale e poi procediamo sul davanti della scollatura. Ecco, mi trovo sulla parte anteriore della bretellina, qua sul davanti appunto della scollatura e devo passare dalla bretellina stessa alla scollatura, quindi faccio
un punto basso qui e poi passo direttamente, ecco, sulla scollatura, così. E qui sarà più semplice perché mi trovo le maglie alte normali, così come me le trovavo sulla parte posteriore della scollatura stessa. Ok, ecco dove sono, no? Ho iniziato qui posteriormente, ho girato sopra la bretellina e poi sono tornata anteriormente sulla parte anteriore della scollatura. Ecco, questo filo devo ancora fermarlo, procedo qui, faccio la stessa cosa qui e poi vado a fermare il giro, quindi con una maglia bassissima qui in fondo e ho praticamente girato tutto intorno alla scollatura. Eccomi quindi nel punto in cui avevo iniziato, per cui adesso ci faccio il punto gambero tutto intorno, nello stesso identico modo in cui ho fatto questo qui alla base. Quindi faccio una catenella e poi torno indietro con il punto gambero sopra la bretellina. Quindi ecco così. Eccoci, quindi con il punto gambero andiamo su lungo la bretella qui, la scollatura, la parte anteriore, l'altra bretellina e posteriormente. E abbiamo finito anche questa rifinitura qua. Passiamo ora al giro manica. Ecco, io ho iniziato in questo punto per cercare di raccordare un attimo la lavorazione, ho fatto una catenella e poi ho continuato a lavorare qui sulla parte traforata. Sempre facendo le maglie basse dentro, va bene qui sia le maglie alte che mi trovo, ecco queste ad esempio, che le catenelle, quindi nella catenella che sta dentro il ventaglietto. Poi va bene, vado sopra queste catenelle qua che avevo tra un ventaglietto e la maglia bassa. Ecco, vado sopra la maglia bassa, poi dentro l'archetto di 3 catenelle io direi di farne una soltanto, perché voglio dire, l'importante è che qui creiate una cosa un pochino sostenuta, ecco, quindi magari fate qualche maglia bassa in meno rispetto ai punti che vi trovate sottostanti, in modo che non dico tiri il lavoro, però ecco, rimanga abbastanza sostenuto. Andate tutto qui, poi fate intorno al giro manica sempre a maglie basse e poi fate il punto gambero come abbiamo fatto fino adesso. Ecco la stessa identica cosa. Bene, la nostra canottiera è ormai terminata e logicamente la sua visione d'insieme è un pochino difficoltosa perché l'inquadratura qua non è che permette, no, di far entrare tutta la canottiera, però voglio dire, ecco, ci siamo resi conto bene della parte inferiore qua con la rifinitura tutta intorno, punto gambero, ecco. Poi questa rifinitura qua del giro manica, così, e poi quella della scollatura, ecco. Quindi se fare questa canottiera vi è piaciuto, se il video in particolar modo vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere poi, no, altre cose, altre idee che mi verranno e verranno anche a voi, mi suggerirete nei prossimi giorni, settimane, le prossime settimane. E va bene, buon lavoro a tutti ancora e vi saluto e ci vediamo con uno dei prossimi progetti che credo sarà un altro vestitino per bambina, questa volta però direi di cotone, quindi estivo e sembra, almeno a me sembra che sia venuto abbastanza carino. Va bene, ci diamo quindi l'appuntamento fra una settimana, ecco, cercherò anche di andare un attimo più veloce. Anche un po' prima, magari, in modo da cominciare, ecco, a parlare anche del vestitino. Voi comunque fate la canottiera che vedrete che la sfrutterete molto quest'estate. Ciao a tutti!